60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza. Di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una speciale, l'estate che avanza. Dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Domenica 11 settembre il capoluogo umbro ospiterà il 10° raduno nazionale Vespa, il Grifo Salin Vespa, organizzato appunto dal Vespa Club Perugia. Innanzitutto il programma. Sì, sarà una giornata che inizierà nella prima mattina, dove i vespisti provenienti sia da Perugia, quindi gli iscritti del Vespa Club Perugia, ma quanti avranno una Vespa, e anche coloro che vengono da fuori, dalla regione, penso alle città vicino, le regioni vicino si ritroveranno e ci ritroveremo alla Ciao Motori, che è la concessionaria Piaggio per Perugia e provincia Sant'Andrea delle Fratte. Lì insomma inizieranno la fase delle iscrizioni, perché dovremo adempiere una serie di obblighi che giustamente il Vespa Club ci impone. Ci gusteremo una colazione appunto offerta dall'azienda Ciao Motori, Ciao Motori Service, e poi lì partiremo per un giro turistico abbastanza importante, perché da Sant'Andrea delle Fratte ci dirigeremo in centro storico, dove ad attenderci, ci ha promesso, ci sarà il sindaco Andrea Romizzi, che vuole salire in Vespa, quindi noi esaudiremo assolutamente questo suo desiderio. Poi ripartiremo per un giro tra le colline umbre, il Marcianese, la zona chiaramente appunto di San Martino in Colle, Sant'Enea, per poi riscendere fino alla parte di sotto, dove Sant'Angelo di Celle, per poi arrivare alla Grifolatte, che è l'azienda che ci ospiterà per un gustosissimo aperitivo, anche un'altra azienda che ci è stato vicino, e poi termineremo la mattinata con il pranzo al ristorante Buone Nuove. Quindi è un'occasione che si ripete ormai per la 10ª volta per quanto riguarda il nazionale, ma il Vespa Club Perugia ha avuto anche l'occasione di organizzare raduni internazionali. È un modo per noi per vivere in allegria la Vespa, che è una passione di molti di noi, e anche per promuovere degli aspetti culturali, in primis appunto la città di Perugia. Il logo del nostro raduno è stato realizzato da un artista locale, da una bravissima artista che è Alessia Tunesi, che è abituata a lavorare con il cioccolato, ma per noi ha fatto un'eccezione con un logo davvero bello, con il grifo che sale in Vespa. E soprattutto c'è anche l'aspetto aggregativo, che non è di poco conto, perché comunque speriamo che questo sole caliente di fine estate possa, visto che domenica è previsto, possa insomma dare la giusta cornice a questo evento. Questo è oramai un appuntamento che dopo 10 anni potremmo definire quasi insomma storico, per cui i nostri cittadini ce l'aspettano. So che negli anni è stato sempre un crescendo anche di partecipanti provenienti non solo dal nostro territorio, non solo dalla regione, ma anche fuori, e questo è indubbiamente aiuta a promuovere la nostra città.